Aria di festa in città, siamo a Catanzaro in Galleria Mancuso. La febbre natalizia sta salendo in maniera palpabile e i mercatini di Natale sono un luogo perfetto dove andare alla ricerca di regali per amici, parenti o acquistare decorazioni per la propria casa. Questa iniziativa è stata curata dalla cooperativa Arcobaleno dei Sogni e qui con me Roberta Crispo. Salve, buongiorno. Roberta, innanzitutto com'è nata questa idea? Allora, è nata più o meno 4 anni e mezzo fa, cercavamo appunto un modo originale per dare lustro ai vari creativi, artigiani che abbiamo nel nostro territorio e quindi è nata più o meno 4 anni e mezzo fa. Quanti stand ci sono? Quante persone espongono? Oggi qui con noi sono più o meno 38 artigiani. Pensi che questa possa diventare per Catanzaro una tradizione natalizia? Me lo auguro, sinceramente me lo auguro, anche perché tra tutti gli stand che abbiamo ci sono tutti prodotti veramente originali e particolari, quindi potrebbe essere davvero una bella iniziativa da riproporre negli anni. Ma avete fatto una selezione, chi partecipa e quindi come avete scelto i vari artigiani? Allora, assolutamente sì, abbiamo fatto una selezione, innanzitutto i nostri artigiani sono tutti artigiani privi di partita IVA, quindi sono tutti hobbisti che lo fanno esclusivamente per hobby. Poi siamo andati appunto a cercare stendisti che offrissero materiali completamente diversi da quelli che si potevano trovare in giro, quindi sono tutti originali. È vero, io ho dato già un'occhiata e vi assicuro che è così, poi andremo nello specifico. E una considerazione sui mercatini di Natale. Allora, i mercatini di Natale ormai esistono in tutte le grandi città, quindi abbiamo pensato appunto di riproporli nella nostra città, soprattutto nel nostro centro storico, proprio per dare vita a questa stupenda galleria e per poter dare appunto un'occasione a tutti i cittadini che avevano voglia di immergersi in un clima completamente natalizio e di poterlo fare nel centro della nostra città. E c'è stata utenza, Roberta? Avete avuto quindi riscontro con la città di Catanzaro? Assolutamente, abbiamo visto che per fortuna la città risponde bene a questo tipo di iniziativa e questo non ci può soltanto che rendere felici e orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Bene Roberta, allora vai avanti così, come dico io, avanti tutta, e vogliamo invitare chi ci sta guardando a venire a visitarli questi mercatini natalizi in Galleria Mancuso a Catanzaro? Noi siamo qui venerdì 22 e sabato 23, dallo stesso orario, dalle 10 alle 21. Bene, allora venite tutti in Galleria Mancuso dove l'aria natalizia certo non manca. Tra i visitatori dei mercatini di Natale in Galleria Mancuso c'è anche il nostro sindaco Sergio Abramo, benvenuto. Benvenuti anche a voi. Allora sindaco, questa manifestazione ha il patrocinio del comune. Sì, ogni anno abbiamo patrocinato questa manifestazione, sono dei ragazzi splendidi, sono riusciti a organizzare questi mercatini di artigianato per il Natale, stanno riempiendo sempre di più Galleria Mancuso e soprattutto lo fanno rivivere questa galleria, è importante nelle feste natalizie. E poi credo che sia molto contenta anche la gente. Abbiamo organizzato un bel programma anche per Natale quest'anno, anche se siamo arrivati un po' in ritardo per motivi tecnici. Abbiamo aperto proprio ieri, abbiamo inaugurato anche il nuovo bar al comunale, un bar splendido dove degli imprenditori di Lido, del quartiere di Lido, hanno investito qui sul centro storico e piano piano vediamo che sta crescendo questo centro storico con le attività soprattutto di ristorazione, bar, ma anche qualche piccola attività commerciale. E quindi rispetto al disegno che abbiamo, che entro 2 anni dovrà recuperare alla grande il centro storico, mi pare che ci stiamo veramente riuscendo. Però devo dire che il grosso pubblico ci proviene dal territorio calabrese per le gallerie del San Giovanni, la mostra che è stata organizzata al San Giovanni sui costumi, diciamo le armature romane, è bellissima, Imperator, e soprattutto l'Existac con questi presepi che vengono visitati dalle scolaresche da tutta la regione Calabria. Quindi si è creato un bel movimento in centro storico, perché il centro storico di Catanzaro, diciamolo, è bello, bellissimo e deve vivere e i cittadini devono partecipare. Sindaco, diamo un augurio di buon Natale a chi ci sta vedendo?
Sì, voglio dare un buon augurio di Natale a tutte le famiglie, che venga, che si passi un Natale sereno. Il mio pensiero va però a chi ha disagi sociali, soprattutto ai giovani, per cui sto cercando fortemente insieme ai miei colleghi sindaci di lavorare per sviluppare questa regione dal punto di vista imprenditoriale, perché dobbiamo dare una prospettiva ai nostri giovani. Quindi mi auguro che negli anni successivi, che nel 2018 porti qualcosa, qualche ventata di novità per il mondo del lavoro. Soprattutto per i giovani, e questo è l'augurio più bello che si poteva fare. Io quindi la ringrazio e la lascio al suo shopping natalizio. Grazie, grazie. Arrivederci. Ma che belli questi lavori, Adriana Regolo, ciao, benvenuta, ma li realizzi davvero tu questi bellissimi oggetti? Sono tutte cose fatte a mano, è un mix di tecniche, di creatività. Mescolate, messe insieme, danno frutto a questi oggetti natalizi artigianali che potrete trovare qui in Galleria Mancuso, quindi delle idee, delle chicche se dovete fare un regalo, come dicevamo prima, un parente o un amico, anche perché no, decorare le proprie case. Come sono realizzati questi oggetti? Quali sono i materiali che usi, Roberto? Sono tanti, più che altro questo si tratta di cucito creativo, si usa e quindi si usa questo cucito creativo che va oltre il cucito normale, che comunque il cucito si usa ago e filo, qui invece si usa oltre ago e filo, si usa anche la creatività. Si mischia insieme il fimo, che è una pasta sintetica che viene prodotta a mano e poi viene anche in forma. Facciamolo vedere un prodotto realizzato con questi materiali. Questo che avevo io, che mi piace da morire, questo cuore. Allora, questo c'è la base in legno che è tutta intagliata a mano e poi viene fatto queste, sono tutti in feltro, questo è feltro grosso. Con questo cucito creativo non si usa solamente la stoffa, si usa anche questo materiale morbido, che sono pannolenci e feltro. E poi vengono tutti decorati a mano. Il fimo invece sono questi oggettini qui, che non so se si vedono bene, che sono proprio delle minuzie, delle chicche. E vengono tutti fatti a mano. Ah, ma che bellino! È davvero graziosissimo. E li usiamo poi per assemblarli nelle varie oggettistiche che tu vedi, natalizia e non. Diamo spazio alla creatività. Benissimo, cosa ti aspetti da questi mercatini di Natale? Spero che ci sia tanta gente e poi spero che il mio prodotto comunque vada avanti e che un giorno potrò farmi un marchio mio vero e proprio. Beh, noi te l'auguriamo davvero, Roberta, perché te lo meriti. Grazie, grazie. Finalmente mi siedo un po' anche io, ho fatto shopping, guardate che orecchini meravigliosi ho comprato da Alessandra, creazioni fantasiose, venite qui in galleria a fare i vostri regali di Natale. Ora sono invece qui ad uno stand davvero molto interessante con dei prodotti artigianali, è vero, Pina? Sì, diciamo un po' cos'è questa ceramica Raku. La ceramica Raku è un metodo di cottura diverso dalla nostra tradizionale, è una tecnica giapponese, ma che io ho reso, diciamo, mia. Mediterranea. Infatti mi ispiro alla natura, alla tradizione, come puoi vedere dai miei prodotti. Rina, da dove nasce la passione per te? Come ti sei accostata a questo genere di lavorazione? Diciamo che mi ha sempre intrigata la ceramica e poi a me piace tanto fare lavori manuali. E quindi, avendo del tempo a disposizione, mi sono messa a provare a lavorare la ceramica. Poi ho fatto un piccolo... Con ottimi risultati! Sì, perché vedo che, diciamo, chi si avvicina apprezza questi prodotti. In effetti hanno dei colori molto intriganti che piacciono alle persone, diciamo. E hai avuto una buona affluenza? Diciamo di sì, ancora aspettiamo per questi due giorni. Vabbè, diciamo che ancora sono gli inizi, quindi invitiamo chi ci sta guardando, non dimentichiamo, ricordiamolo a venire qui in Galleria Mancuso, dove ci sono cose diverse, completamente fatte a mano e quindi hanno un pregio particolare.
Quindi lavori artigianali fatti a mano, venite qui a fare i vostri regali di Natale. Grazie Rina. Prego, a voi. Mi sono riposato, ho fatto anche un altro acquisto da Rina, produzione Raku, guardate che orecchini meravigliosi, oggi shopping compulsivo. Ora sono qui con Vittoria Fiorita, i saponi di zia Amelia. Vittoria cara, cosa hai lì? Fammi vedere. Crema per le mani, la base al limone. Al limone, vediamo un po' qui. Vittoria, ti è spalma, così sentiamo questa. Poca? Ok, tu spalma, sentiamo questo. Che meraviglia! Allora, diciamo che la tua produzione è di creme e saponi del tutto naturali, saponi realizzati come facevano anticamente le nonne, con prodotti naturali a base d'olio d'oliva, poi rivisitati in chiave moderna. Certo, assolutamente, si è partiti proprio da quello, dal saper fare il sapone di Marsiglia e poi passare ai saponi per il corpo, prettamente per il corpo. Quali sono gli ingredienti che usi in questa crema? Per esempio il limone e altri? C'è il limone, c'è l'olio di macadamia, l'olio d'oliva, c'è il burro di karité, c'è il conservante naturale, c'è la gomma santana, sono tutti ingredienti naturali. E quindi che non procurano allergie, non danno fastidio? Anche il conservante è un conservante naturale, in effetti poi aperti hanno una durata di 6 mesi, non di più. E li realizzi tu, Vittoria? Io con l'aiuto di mia zia. Abbiamo iniziato per un problema di allergie personali in famiglia, si è passato poi da questo a farlo provare alle amiche, alle conoscenti e poi è partita l'idea di fare tutto questo, insomma. Insomma, tutti questi prodotti profumatissimi e per la cura di se stessi, del corpo. E, mi dicevi che però c'è una new entry. L'ultima nata è la crema per il viso alle bacche di goji, perché le signore già sentire bacche di goji si illuminano gli occhi, perché tanti sanno che è riempitivo, è un antiruga per eccellenza. Quindi... Per me 2-3 litri, grazie. Non c'è bisogno. E, diciamo che è ricca di oli, quindi completamente ricca di oli. La lavorazione è sempre quella della crema, una lavorazione bifasica ed è proprio riempitiva delle rughe, quindi antietà per eccellenza. Allora, venite qui allo stand di Vittoria ad acquistare questi prodotti anallergici, naturali, e davvero insomma otterrete dei risultati ottimi. Io adesso comprerò 5-6 creme, insomma tornerò a casa davvero idratatissima. Vittoria, un saluto. E cosa ti aspetti da questa iniziativa? Ma per me è sempre una bella cosa far conoscere il prodotto, è un prodotto che è particolare, quindi capisco la diffidenza delle persone, però vado sempre fiduciosa che piano piano qualcuno ci prova, perché tante persone si è scoperto essere allergiche ai prodotti chimici e quindi si ritorna al naturale. Alle origini. Alle origini, è vero, è vero. Benissimo, allora torniamo alle tradizioni con Vittoria. Grazie, gentilissimi, buone feste a tutti. Questa bancarella mi ha davvero affascinato, è davvero creativa e originale. E con me Concetta Mellagio, benvenuta Concetta. Salve, buongiorno. Questa è una delle tue produzioni, come riutilizzare i libri. Guardate cosa è riuscita a creare, davvero bravissima. Sì, grazie. Sì, queste sono creazioni che realizzo io con i libri. È un riutilizzo diverso, perché dopo che i libri vengono letti solitamente vengono conservati nella libreria, mentre invece in questo modo possono essere riusati come oggetti di design, come borse, e anche ci possono ricordare una lettura che ci è piaciuta, perché magari vogliamo mostrare un libro che particolarmente ci è piaciuto e in questo modo raccontiamo e invogliamo anche alla lettura, che messaggio principale. Ecco, quindi il messaggio di questo riutilizzo dei libri non è solo di abbellimento, ma anche proprio di... Sì, è di diffusione della lettura, è un modo diverso per far diffondere proprio la cultura del libro e della lettura, perché regalare un libro in questo modo ci può far incuriosire, ci può far leggere un po' di parole, quindi siamo invogliati a cercare un libro, insomma, a cercare le parole di questo libro, quindi a vedere il libro, e da quello si può generare un effetto, cosiddetto effetto farfalla, in modo tale da poter creare una diffusione ampia di letture diverse anche. E quindi incuriosire, insomma. Facciamo di solito anche. Io so che tu realizzi anche borse, stai lavorando ad un nuovo marchio. Sì, io all'inizio riutilizzavo le copertine dei libri
e proprio per diffondere la lettura rifoderavo l'interno e lo regalavo con la borsa, perché era proprio quello l'intento di diffusione. Adesso stiamo lavorando ad un progetto più ampio in cui saremmo noi stessi con i miei soci a realizzare le copertine, che saranno tutte realizzate da incisori di Catanzaro, saranno rivestite in pelle. Ritorna sempre l'artigianato, i prodotti, insomma, usate proprio gli artigiani locali. Sì, 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 quello di proprio di promuovere il territorio e offrire un prodotto non migliore, ma comunque con materiali un po' più di lusso, diciamo, rispetto magari alle copertine, che sì, sono belle, però magari possono essere si susurrano nel tempo. Invece in questo modo dovrebbero durare più a lungo, ci devono accompagnare per tutta la vita, ecco. Allora, guarda Concetta, io davvero penso che la tua bancarella sia una delle più interessanti. Vi invito veramente a visitarla. E vogliamo dare un augurio insieme? Sì, un augurio di buon Natale a tutti quanti, che abbiate sempre la salute e, quello che io dico, la conoscenza, perché è una cosa che nessuno ci può togliere, e quindi vi invito a coltivare quella. Brava Roberta, mi sei piaciuta tantissimo! Giussi cara, sei alle prese con i tuoi oggetti preziosi. Aspetta un attimo, perché c'è una bellissima signora. Stop! Allora! Buongiorno, buongiorno. Antonella cara, io ti becco qui in galleria. Hai fatto shopping? Ho fatto shopping, è una bellissima iniziativa, questi mercatini che ci sono qui in galleria, che si ripropongono ogni anno, e noi che abitiamo qui e che ci teniamo al nostro centro vivacizzano. E ci sono poi tante idee, regalo. Sei riuscita a fare regali per tutta la famiglia? Qualcuno ancora manca, però nei prossimi giorni... Ci sono qui tante idee però e tanti spunti. Sì, sì, anche perché sono cose fatte da loro artigianalmente, e nelle nostre case, che ormai c'è veramente invece tanto spreco e tanto benessere, il cappello di lana che vedo, le cose preparate dalla signora con garbo, sicuramente sono più graditi. Benissimo, io ti lascio al tuo shopping. Buona giornata! Sono qui con Antonietta Mannarino, Associazione Amici con il Cuore. Benvenuta Antonietta. Benvenuti a voi, grazie di essere qui. Noi siamo qui con questa bellissima associazione. Accanto a me c'è Antonella, che è la parte creativa dell'associazione. Lei si occupa di fare delle collane con carta riciclata, più alcuni oggetti con degli intrecci particolari. Quindi com'è nata questa passione, Antonella? Conoscendo Antonella, che mi ha insegnato a fare questi oggetti, e piano piano ci sono riuscita anch'io. Insomma, quindi l'unione fa la forza, come si suol dire. Allora, parlavo di associazione Amici con il Cuore. Di cosa si occupa questa associazione? Allora, l'associazione si occupa di riciclo carta. Noi, attraverso dei laboratori, riprendendo i vecchi intrecci dei nostri contadini, riusciamo a riprodurre tutto, tutti i cesti che noi facciamo, o gli oggetti, tutti con carta riciclata e sempre con questi intrecci. E in più si occupa anche del riciclo, quindi noi ricicliamo la carta ed evitiamo così anche di non doverla buttare. Quindi l'attenzione per la natura, l'ambiente, per le tradizioni, si fondono? Si fonda tutto, sia l'ambiente, la tradizione, sia il recupero delle persone, perché noi lavoriamo con persone disagiate. Infatti io qui volevo arrivare, perché questa è una bancarella davvero che mi ha rapito il cuore, che vi invito a visitare e ad acquistare degli oggetti, perché sono oltretutto molto belli, perché proprio si occupa di integrare persone disagiate in generale e di quindi interessarle anche al mondo del lavoro, uno sfondo sociale. Infatti con questo potrebbe diventare un bel lavoro per tutte le persone che hanno un disagio, perché pensate che con un pezzo di carta si riesce ad arrivare ad un oggetto artigianale molto bello che tutti possono avere nelle loro case. Benissimo, quindi questo è anche un messaggio di speranza. La speranza è che tutti possono lavorare. Beh, le bancarelle sono davvero tante, tantissime, ma non potevamo fermarci su tutte. Però era d'obbligo fare una tappa qui alla bancarella che espone i presepi, perché è Natale, ragazzi, l'aria natalizia qui si fa sentire. Guardate che meraviglia, è con me Mirella Imbrogno,
che produce presepi artigianali con materiali di riciclo. Quali sono, Mirella, questi materiali? Li vediamo qui? Sì, certo, abbiamo le cortecce degli alberi, abbiamo il legno recuperato sulla spiaggia, gli alberelli trovati in natura, le cortecce del sughero. Questo qua ci sono voluti 2 anni per recuperare queste cortecce, perché il sughero ha bisogno di 2 anni per poter asciugare, quindi si asciuga, si toglie la parte interna del legno e rimane la corteccia. Noi abbiamo fatto poi i presepi, le natività. Questi presepi li realizzi insieme a tuo marito? Sì, ma Massimo, mio marito, sì, è una passione. Salutiamolo, Massimo, se non l'abbiamo escluso. No, Massimo è la parte principale, lui fa gli impianti, lui fa la lavorazione più importante. Io poi mi dedico alle rifiniture. E col tuo tocco femminile che non guasta mai. E, parlavamo di materiali insoliti, io lì, Mirella, vedo un presepe, sì, quello proprio sulla violenza delle donne. Quello, noi abbiamo pensato a fare il presepe contro la violenza sulle donne, abbiamo scelto la scarpa rossa. Molte volte magari non viene neanche capita la scarpa rossa, perché non tutti sanno che la scarpa rossa è il simbolo della violenza contro le donne. Noi abbiamo pensato di fare il presepe. Sì, anche perché il presepe tutti lo vediamo in casa. Tutti il presepe, quindi non c'è niente di meglio che farlo come simbolo la scarpa, secondo me. È vero, è verissimo. Allora, oltre a questi supporti usate anche degli altri supporti. Qui vediamo infatti... Noi abbiamo le tegole. Poi abbiamo la cornucopia, che è fatta di vimini, abbiamo le cassettine che sono fatte di legno e poi, non lo so, queste qua che sono sempre di legno e anche metallo. Poi abbiamo, che le posso dire, non so, ci sono le pietre che in questo momento non abbiamo. Quello che noi troviamo in genere poi lo rifacciamo rivivere. Insomma, tutto ciò che capita nelle mani di Mirella e di Massimo. Vivere è una vita. Una vita. E allora io concluderei con un augurio di Natale. Anch'io faccio gli auguri di Natale, un felice anno nuovo, prospero a tutti e grazie di essere venuti da noi. E proprio da questa bancarella dei presepi che lancio il servizio che stiamo per vedere. Il borgo antico della città del Saputo, Panettieri, è pronto per accogliere in un viaggio nel tempo, per rivivere la magia e il mistero dell'evento che ha cambiato il mondo. Il presepe vivente trasforma Panettieri in una piccola Betlemme. Giunto alla sua 16ª edizione, si svolgerà il 25 e 26 dicembre, l'1 e il 5 e il 6 gennaio, con una testimonial d'eccezione, l'attrice Monica Riva. Voi che siete in cammino con me, voi che avete alzato gli occhi al cielo e avete seguito il volo degli uccelli, perché anche per voi il volo degli uccelli è come una preghiera. Io, Erode, ho il potere supremo, io e nessun altro, nemmeno il Dio. Chiunque si opponga alla mia volontà verrà schiacciato dalla mia collera. E quei 3 saggi venuti d'Oriente che parlano di questo nuovo re nato nel mio regno dicono che l'hanno letto nelle stelle. Gli ho detto: quando lo troverete, indicatemi il luogo preciso, cosicché anch'io, come voi, posso omaggiarlo con i miei doni. Ricordiamo che questo evento è stato inserito negli eventi storicizzati della regione Calabria. Ringrazio il sindaco Michele Parrotta e l'amministrazione comunale per avere collaborato con la cucina di Camilla. Gustiamo insieme queste immagini davvero suggestive.
L'atmosfera che si respira a Natale è sicuro la più particolare di tutto l'anno. Luci, colori, piatti prelibati, l'albero di Natale, Babbo Natale, chi più ne ha più ne metta. Coinvolge tutti, dai più piccini ai più grandi. In una cucina così addobbata prepareremo un piatto di sicuro effetto per il vostro menù natalizio. E lo faremo con lo chef Santina Pultrone del ristorante Amici Miei a Catanzaro. Benvenuta Santina, raggiungimi, vieni qui accanto a me. Siamo tutti entusiasti per la preparazione di questo piatto. Ma il Natale ha anche un significato più profondo, un significato spirituale. Qual è il vero significato del Natale? E ne parleremo con Don Francesco Cristofaro, che vi presento. Benvenuto. Grazie Camilla, bentrovata e bentrovati a tutti i nostri amici telespettatori, grazie per l'invito. Grazie a te per averlo accettato e io però inizierei subito con la ricetta, Santina. E inizierei dagli ingredienti, giusto? Certo. Allora, per 4 tortini, 500 g di ricotta, 500 g di alici, sale, pepe, pangrattato e olio quanto basta, dei pomodorini corallini e le... L'anno c'è stellato. Ah, che sa di Natale, Santina! Ricotta. La ricotta. Poi abbiamo qui le alici, già sfilettate. E poi andranno in forno a 180 gradi. Allora, Santina, io ti do il via. 1, 2, 3, via, si parte con la ricetta. Andiamo. Vai, incominciamo quindi a tagliare allora, i pomodorini. Tagliamo i pomodorini. Benissimo, qua cubettini. Allora, sì, vai. Un attimino li laviamo. Sì, 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 tu fai come se fossi nella tua cucina, non nella mia cucina. Allora, Don Francesco, parliamo del Natale. Il Natale è il 25 dicembre, la nascita di Gesù. E qual è quindi il vero significato del Natale, soprattutto ai tempi di oggi? Allora, come tu hai detto, infatti il Natale ricorda questo evento, la nascita del Messia, la nascita di Gesù. E forse oggi questo evento così bello è stato ridotto soltanto a un aspetto, no? Da un punto di vista troppo commerciale, troppo... La ricerca dei regali, dei doni. Certo. E quindi lasciarsi un po' distrarre da questa frenesia. Ma il Natale è un messaggio, è Dio che nasce, si fa bambino per portare nel mondo un messaggio di pace, un messaggio d'amore, un messaggio di speranza, che oggi sicuramente non guasta questo messaggio in quest'epoca dove appunto c'è tanta sofferenza, ci sono le guerre, ci sono tanti problemi, quindi... Ecco, ancora oggi il messaggio di Gesù è un messaggio validissimo. Di pace e d'amore. Allora, Santina, intanto tu hai tagliato i pomodorini a cubetti, sì. Io ho acceso i miei fuochi che ubbidiscono solo a me, Santina, a te non ubbidiscono sicuro. Assolutamente. Abbiamo messo olio, uno spicchio d'aglio e dei pezzettini di pomodorini di corallino. È vero un po' di... Cosa andiamo ad aggiungere adesso? Pepe nero. Guardate, questo è un piatto, come dicevo io, semplicissimo, però di sicuro effetto, vero Santina? Sì, sì. Facciamo un figurone, insomma, a Natale. Che dici? Sì. Lo consigliamo, allora, vero? Adesso. Anche perché è un piatto molto economico, perché le alici, insomma, hanno un pesce azzurro a un prezzo abbastanza, vero, abbordabile, e anche tutti gli altri ingredienti, Santina, si possono recuperare, sì, insomma, abbastanza facilmente. Ora cosa stai facendo? Un po' di prezzemolo. Stiamo tagliando il prezzemolino e lo aggiungiamo così ai pomodori. Allora, questa... Mettiamo... Sì? L'anice ecco, stellato. Il momento dell'anice stellato. Vai, ah, proprio così, in padella, sì. E vai, benissimo. Allora, per tornare Don Francesco al Natale, il Natale è la festa della famiglia, esalta proprio la sacralità della famiglia, che oggi è messa in discussione da tanti, tanti fattori esterni. E vogliamo invece noi proprio evidenziarla? Esatto, perché il Natale è la festa della famiglia, perché ci ricorda queste figure centrali, no? Maria, Giuseppe e Gesù. E quindi è anche la festa per eccellenza nello stare insieme, nello stare a casa, nello stare anche ritrovarsi attorno ad una tavola e quindi stare... A proposito di cibo, certamente, vero, il calore che c'è intorno alla tavola natalizia. E poi la famiglia diventa anche un rifugio, se vogliamo, no? Certo. Rifugio dal mondo esterno dove si
condividono i problemi, si dialoga tra genitori e figli ed è questo momento bello. Si dice infatti a Natale con i tuoi e a Pasqua con chi vuoi, quindi è sacro. Detto è più che mai. E quindi cercare di trovare il tempo di stare con la famiglia, perché oggi non si ha tempo per tutto, ma poi non si ha tempo per stare con i propri cari. E vogliamo ricordare, Don Francesco, quali sono le liturgie più importanti del Natale? Sì, dopo che il cammino, segnano, diciamo, il periodo natalizio. Dopo il cammino delle quattro settimane d'avvento si parte con la festa dell'Immacolata Concezione, perché è la festa mariana per eccellenza. Poi abbiamo qui la veglia di Natale il 24 dicembre, no? A mezzanotte, dove ci si ritrova per aspettare appunto la nascita di Gesù, ed è bello a proposito viverlo come famiglia. E poi la messa di Natale il 25. E poi sappiamo che nei nostri paesini ci sono tante tradizioni legate al Natale, come ad esempio il presepe vivente. Sì, sono dei momenti anche di socialità, perché il Natale è anche una festa popolare, esatto, di aggregazione. Esatto, dove appunto le comunità si mettono insieme, ci si aggrega, si fa tante cose belle e questo serve tantissimo. Allora, bisogno. Don Francesco, mi scusi se la interrompo, ma Santina non possiamo abbandonarla. Allora, cosa dobbiamo fare, Santina? Abbiamo saltato il pomodoro che è pronto, sì, e adesso è pronto adesso. Ungiamo d'olio uno stampino, sì, che può, sì, essere di ceramico, anche quelli già, vero, preparati. Sì, di anche alluminio. Quelli di alluminio vanno, esatto, bene. Vanno benissimo. Quindi si unge ben bene per tutti i lati. Bene. Santina, da brava chef, è precisissima, quindi anche a casa, allora, adesso, mi raccomando, seguite i suoi adesso insegnamenti. Mettiamo della panura. Lei, Don Francesco, ma sa cucinare? Allora, ho vissuto in canonica per diversi anni, quindi di conseguenza, non avendo nessuno che cucinava per me, ho dovuto imparare, ma non, cioè, sono certamente brava. Di necessità brava. Virtù, certo, insomma. Bravissima. Quindi oggi imparerà anche lei e beh, poi una ricetta anche abbastanza, ormai ci diamo semplice, del tu in realtà. Assolutamente. Ecco, ad ecco eseguire qui questo abbiamo piatto. Abbiamo messo del pan grattato. Sì, quindi olio e pan grattato, è okay, facilissimo, come vi dicevo. Ora prendiamo le acciughe. Sì, e foderiamo lo stampino, sì, giusto? Allora, Don Francesco, io vorrei esaltare questa felicità più nel dare che nel ricevere, che dovrebbe essere alla base proprio del Natale. Certo, ma non solo, direi, non perché solo del Natale, non possiamo ridurci a quella carità spicciola solo natalizia, perché noi dobbiamo innanzitutto ritenerci fortunati, no? Certo, spesso lo dimentichiamo. Per il dono della vita, per il dono della famiglia, per il dono del lavoro. E quindi dovremmo avere sempre questo occhio e questo pensiero e questo ricordo per chi è meno fortunato di noi, quindi non solo a Natale. A Natale si dice che si è tutti più buoni, ma dovremmo essere più buoni tutto l'anno. È vero, ed essere riconoscenti. Certo, ciò grati, grati. Quello che ci manca è la gratitudine molte volte. Spesso la dimentichiamo. Allora, Santina, abbiamo foderato lo stampino. Sì, che e bello, sembra un fiore. Sì. Guardate, è proprio bellissimo, è davvero bellissimo. Okay. Ora cosa facciamo? Allora, adesso abbiamo la ricotta. La ricotta che va un po' mantecata. Sì, mantecata. Metteremo. Abbiamo messo un po' di sale, un po' di pepe. Un po' di sale e un po' di pepe. Esatto. E la mantechiamo così. Insomma, è tutto abbastanza semplice, devo dire. Un goccino d'olio. Noi poi ci teniamo a proporvi sempre dei piatti semplici, ma di effetto. Quindi Santina oggi deve dare il meglio di se stesso. Camilla, ma il compito degli ospiti è anche quello di assaggiare. Certo. Ah, ok, sono felicissimo. Ci sacrifichiamo, okay, io e te, assaggeremo il piatto di Santina. Benissimo, quindi si, okay, riempie lo stampino. Abbiamo riempito lo stampino, adesso lo chiudiamo. Ecco, guardate, quindi questo fiore diventa, sì, un, okay, bocciolo. Ma come sono romantica oggi. Benissimo. Guardate, ecco, mamma mia che faccio danni. Ecco, guardate un po' che meraviglia.
Benissimo. Okay. E adesso? Adesso e mettiamo pomodori, Santina, che ci dobbiamo fare con questi pomodori? Servono dopo, ah, tranquilla servono Camilla. Servono dopo, io pensavo che tu te li fossi dimenticati. Ok, questo è pronto, adesso lo mettiamo 10 minuti al forno. Ah, bene. Ok. Quindi è proprio semplicissimo, benissimo. Allora, Santina, aprimi questo forno. Ok. Quindi 180 gradi per circa 10 minuti. Santina, ti puoi riposare, vedi, ti puoi rilassare. Sì, sì. Santina era tutta emozionata, invece insomma ci ha cucinato questo piatto abbastanza velocemente. Allora, Don Francesco, io vorrei da lei però un ricordo legato al Natale, un ricordo, non lo so, della sua infanzia, anche di un piatto. Arrivati a questo punto, siamo nella cucina di Camilla, e quindi sì, è doveroso. Allora, diciamo che l'infanzia è stata caratterizzata per me dalla presenza della famiglia, perché noi abbiamo proprio questo amore alla famiglia, quindi io ho altri fratelli, quindi una bella famiglia. Quindi una famiglia numerosa. Poi io posso dire una cosa, una parentesi, sono stato più coccolato perché io sono una paresi alle gambe, quindi sono cresciuto sotto questa campana di vetro, sotto questo amore proprio di mamma e papà, quindi ero sempre lì, no? Sotto questo amore. E c'è un dolce che non so se Santina lo fa, che è la pittanchiusa, no? La chiamiamo così. Sì, sì, certo, sì, che è un dolce tipico natalizio. Oltre alla bontà di questo dolce, era bello farlo insieme. E la mamma ci insegnava a farlo a noi figli, e lo si faceva anche con i vicini di casa, quindi ecco, ancora ritorno all'aggregazione, la socialità, lo stare insieme e anche la bontà. Certo, la pitta chiusa, buona. Santina, un ricordo tuo, vieni qui vicino a me, non ti allontanare, io c'ho Santina che fugge. Allora, un ricordo, Santina, della tua infanzia, di un piatto legato sempre così alla tradizione. Guarda, i miei ricordi sono di mia nonna. Il giorno 8 dell'Immacolata si incominciava a preparare i dolcetti per Natale. Cominciavamo a fare le crespelle. Certo, che poi si mettevano queste crespelle nostra. In una federa di cuscino, mi hanno sì, detto. Sì, si preparavano una prima, una cesta grande. E poi si mangiavano durante tutto il periodo festivo. Sì, nel giorno 25 si mangiavano queste crespelle. Quindi, insomma, questo è stato un ricordo bellissimo. I giovani e il Natale. Questa è una bella domanda. Allora, noi che siamo più adulti abbiamo una responsabilità, è quello di tramandarle le tradizioni, perché non è bello quando le tradizioni si interrompono, ma anche per chi crede di tramandare il messaggio della fede. E dobbiamo iniziare già da piccolini, no? E quindi essere attenti a questo, a creare dei momenti appositi per loro, di dedicare del tempo a questi giovani, perché è vero che tanti giovani sono fuori, e soprattutto di interessarli. Di interessarli e di interessarsi, ecco, di non essere indifferenti ai bisogni dei giovani, perché un giovane parla anche nel silenzio, e ci vuole la bravura di capire le loro problematiche, che non è vero che i giovani sono indifferenti alla chiesa o alle cose che facciamo. Che molte volte non siamo bravi noi, a questa parte, a dare incontro a loro, comunicare. Come dice Papa Francesco, ad essere chiesa che esce, no? Che va incontro, perché saputi prendere sono una ricchezza. Bene, Santina, il nostro sformato è pronto. Sì. Santina, tutto semplice oggi in questa puntata. Meglio, no? Così posso farlo anche io. Sì, è da riproporre, sformiamo lo sformato. Ce la facciamo a sformare questo sformato? Sì, sì. È perfetto. È fumante. Per quando si fa lo sformato, c'è sempre il dubbio che non si sformi in maniera perfetta. Invece, ecco, Santina, qua. Adesso è prendiamo eccellente. Il pomodorino. Ah, ecco, quindi i pomodorini alla fine vanno sullo sformatino. Beh, bellissimo, colori perfetti, ed è proprio natalizio. Esatto. È vero, proprio un piatto festoso. Benissimo, allora noi ora, mi dispiace dirtelo, ma ci dobbiamo proprio sacrificare. Armiamoci di forchetta. Allora, ecco, io prendo il piatto, lo metto qui, guardate che meraviglia. Ci dispiace rovinare questo capolavoro, vero, ma lo facciamo. È vero, andiamo. Dai, affondiamo. Andiamo, uno, due, tre, via.
Ecco, vado, Santina, che meraviglia. Buono, buonissimo. Veramente. Davvero meraviglioso. Lo posso fare anche sì, fatelo, mi raccomando, perché è un antipasto, ma può essere anche un secondo, semplicissimo e di sicuro effetto, come abbiamo detto all'inizio. Io vi saluto, saluto Santina Pultono, grazie di essere stata grazie qui a voi, con noi. Saluto la cucina di Camilla. Ricordiamo del ristorante Amici Miei di Catanzaro. Don Francesco, ti saluto e concluderei con un augurio. Beh, un augurio a te, un augurio a tutti i tuoi telespettatori, che sia un Natale di serenità, di pace, un Natale da vivere in famiglia, con i propri cari, però avendo anche un pensiero per chi soffre, per chi è solo e per chi è meno fortunato di noi. Un abbraccio a tutti. Arrivederci, alla prossima!